Pasquale Marotta, direttore sportivo del Tennis Club Mestre. Giornata quest'oggi importante perché c'è stata la presentazione ufficiale della 16ª edizione della Save Cup Venice Challenge. Sì, oggi per noi è una giornata importante non solo perché siamo riusciti ad arrivare alla 16ª edizione del Venice Challenge, che comunque è un record per i tornei che tuttora vengono organizzati in ambito nazionale, ma è una giornata importante perché abbiamo consolidato il nostro rapporto sia con i nostri sponsor, in primis il gruppo Save del presidente Marchi, ma anche con Antolini Commerciale, concessionario Peugeot, l'ITAS dell'agenzia qui di Mestre di Alessandro Rizzo. Cioè, per noi è stato importante, importantissimo è stato anche l'incontro con i rappresentanti del Comune di Venezia, che si sono dimostrati veramente, hanno dimostrato veramente di avere una visione e che qualcosa di interessante lo stanno anche facendo, se non in termini di sostegno economici, perlomeno in termini di sostegno dal punto di vista della normativa e dal punto di vista dell'organizzativo, e questo va dato merito al Comune di Venezia. E per noi è una giornata importante perché oggi abbiamo ufficializzato anche il nostro rapporto con Tempo di Sport, che è una società che ha molti negozi nell'ambito del nord-est, ha appena aperto un punto vendita in centro a Mestre a via San Pio X. Abbiamo buttato le basi per una collaborazione quanto più ampia possibile e onestamente va riconosciuto che dopo una settimana di collaborazione abbiamo ricevuto più di quanto avessimo ricevuto in queste 15 edizioni del torneo. Quindi ringrazio moltissimo Flavio Zanatta, che è l'amministratore della società, e spero che le cose possano durare più a lungo possibile e che tutti gli sportivi raccolgano i frutti di questa nostra collaborazione. Parliamo nello specifico della Save Cup Venice Challenge. Questa edizione, in termini numerici, che cosa offre? In termini numerici confermiamo i nostri fantastici 130 volontari che si suddividono, che vanno dal players desk, al transportation, ai giudici di linea e ai raccattapalle. Soprattutto a loro va il merito della buona riuscita di tutto l'evento, perché in pratica sono quelli che poi si danno da fare e che sono a contatto con i giocatori, ma con tutte le componenti. Quindi a loro va il mio grande ringraziamento. Quindi 130 sono 60 giudici di linea, 60 raccattapalle, mi correggo, 40 giudici di linea, a cui si aggiungono tutti i componenti del player desk e del transportation, che sono 4 che sfrecciano per le strade della città a velocità consentite, ma cercano di arrivare sempre all'appuntamento nel momento giusto con i giocatori, e questo è un nostro merito, ma è sicuramente un merito che va ascritto a tutta la città, ma non solo alla città, la nostra città, ma alla città metropolitana di Venezia nel suo insieme. E quindi un grande grazie alla città metropolitana di Venezia. Last but not least, ultimo ma non per questo da meno, i nomi di spicco che parteciperanno a questo torneo. Allora, partecipano giocatori provenienti da 4 continenti. Per me i nomi di spicco li ricerco tra gli italiani, e sicuramente tra questi ci sono Gianluigi Quinzi, Andrea Arnaboldi, perché no Matteo Viola e Luca Vanni. Quindi forza Italia nel nostro caso, noi tifiamo per gli italiani e speriamo che arrivino loro. Se gli stranieri sono più forti, noi confidiamo che gli italiani almeno per un giorno siano più forti degli stranieri.